spettacolo incredibile. E ho detto, mamma mia, io mi piacerebbe tanto farlo, però non ho fatto nulla per arrivare qui. E poi il destino mi ha portato qui, un po' per Gabriella, un po' per Fiorella, un po' per una serie di cose che sono successe. Mi sembra vero, perché è uno spettacolo veramente incredibile, lo spettacolo più importante del Sud Italia. È stato difficile cimentarsi col Salentino, con le sonorità della Taranta? Ma più che difficile, è stato interessante, è stato bello anche, diciamo, confrontarsi con la gente del posto, perché i salentini sono persone molto dirette e quindi mi è capitato più volte di scendere dal palco e di incontrare una persona che mi dicesse, si dice Fiuru, si dice Fiuru. E quindi man mano, a piccoli passi, ho corretto un po' tutto l'andamento, sempre con il rispetto dovuto a una cultura incredibile. Come hai scelto i pezzi, Rossi? In realtà non li ho scelti io, ho pensato Fiorella che fossero adatti a me e Carlo, e io ho apprezzato molto la scelta, perché sono pezzi, sono tutti e due molto intensi, però diciamo che Se ferma Zitella ha un'atmosfera un po' più simile alle mie ballate, tra virgolette, sentimentali, L'uscio del mare è proprio una tarantella che mi fa ribollire il sangue, che mi piace anche condividere con i ballerini. Abbiamo lavorato tanto insieme con la coreografa Francesca, che è stata veramente incredibile. Loro hanno avuto una pazienza, perché sai, io è vero che ho vinto Ballando con le Stelle, però l'ho vinto 2 anni fa. E se sa che in 2 anni uno magna. Però insomma, non prometto niente, però mi impegnerò molto, dai. Non abbiate grossissime aspettative, però prometto che ce la metterò tutta a costo di stramazzare al volo. Cioè, per manifestare l'identità, ce l'hai la tua definizione? L'identità è rispetto per se stessi, senza venire a quello che è di moda, a quello che va. Cioè, io credo che la notte della Taranta sia una delle testimonianze più importanti del mantenimento dell'identità, dell'orgoglio per le proprie radici, e anche diciamo l'amore con cui le persone vengono, tra virgolette, a correggerti, che può sembrare una cosa così, ma in realtà è proprio della serie io ti voglio far capire chi sono, voglio che tu entri davvero nella mia cultura, e quindi questa è una cosa bellissima. E cercare di farsi conoscere per quello che si è, essendo talmente puliti e fieri da non aver paura di non essere capiti. Arriva anche molto cultura multietnica, no? Sì, perché comunque il Sud si sa che è stato, diciamo, contaminato da tantissime culture, soprattutto queste terre dove l'agricoltura è favorevole, dove il clima è favorevole, dove c'è il mare, dove i pascoli possono, diciamo, crescere sereni e sani. E quindi è normale che queste culture siano più complete di altre, perché hanno saputo raccogliere tutto quello che hanno imparato negli anni, con una modernità, con il concetto moderno dell'inclusione. Cioè, ancora più di noi adesso, no? Loro erano abituati ad accogliere e ad imparare dalle persone che venivano nel loro luogo, anche se a volte erano gli avventori, come dire, coloro che venivano erano prepotenti, sottomettevano, comunque loro prendevano qualcosa di buono, quindi è ammirevole.